Thank you.
andiate in collera, non vo che andiate in collera, sopra voi termina. Oh,
con quanto martir. Perché? Ah, momenti, di venire quel Blansac, destinato in sposo dal tutore. Essendo vostra moglie, non mi può sposar. Ma quando penso all'espressione d'amante, egli sarà per farvi. Perché? Geloso siete tuttora, e mai sfacerete da voi questa Maria. Non basta che io mi sia dinanzi a loro fatta segretamente a voi consorte. Perdono. A mezzanotte, con il solito mezzo della scala, a trovarmi verrete. E allo spuntar del giorno partirete. Oh, tutt'oggi, col periglio che il tutore se ne accorga, a me convite. Oh,
allegrissimo, allegrissimo. Attento di bravo all'ospite d'ora e si la cugina con il suo valore, con poco ritorno e superbo da te. E se mia cugina con il suo valore, con poco le carte saper votate. Io finché viene, conoscete Dorvil, in questo amico che vi presento. Il suo nome è noto. Oh, lo trovai qui da presso e testimonio l'ovo del mio contratto. Bene, domani sia fatto. E domani si farà, o a dar degli ordini e il contratto a preparare. Ve ne son giuro. Tutto compito via, state sicuro. Da queste nozze. E che? Tutti i mariti? Qual sorpresa! So che il tuo cuore è in stabilità. Non voglio fissarlo divenendo il più fedele, il più tenero sposo. Odi in segreto, fai la più gran pazzia sposando Giulia. Perché? Con le mie ragioni. Qual tuo domani misterioso è questo? Per Parigi si dirà che Giulia si fa sposa solo per ubbidire al suo tutore, ma non perché ti stimi. Oh, por di amore. Cospetto, son punto. Ella non m'ama, io non saprò piacere a lei. Tu stesso giudicarne dovrai.
all'entusiasmo ti ha provocato averti ritrovato. Perché? Per riparare la mia gloria, qui presente di voi, di mia vittoria. Questa è proprio superba. Ma potrebbe Giulia, in presenza tua, avere dei riguardi? E allora ci vuole un rimedio? Osserviamo. Il mio espediente, proprio in bene riuscito. Ottimamente. Ascolti qui dentro e osserva tutto per doverne stupire. Va bene, conosciamo il cuore di Giulia a fondo. Ebbene, cos'hai? Il tuo desir. Oh!
cristalli, un cor di donna, un Blansac. Impossibile! Ecco qui, osserviamo. Ma sì, a servir la padrona, incominciamo. Un quinto e la vedremo. Bella, un altro linda fiocco. Ah, bella Giulia, posso offrirvi una volta i voti miei. N'è rapita quest'anima, ma perché mai celarvi a chi padona? Voi supponete d'essere un amante tenero. Tenerissimo. Con vostra buona grazia, non vi credo. Questo è un ingiusto oltraggio. Va bene, ma perché mai quell'altro fa babau? Signora! Ogni un vitaccio di leggero! Ah, che più non lo sono! Finché libero fui, correr potei di bella in bella! Ma se d'esser fido ad una degna sposa io giurerò, lei sola eternamente adorerò! Oh, bella, si rimescola! Lo giurate! Oh, qual dubbio! Io ve lo giuro! Gioia d'anni, piacere abbrezzo, ma
questa è un'anima felice. Bravi si servo, farà la parte, una roba, gioia destino, piacere, partirà la parte, felicità, se sì, quella ricessa, quella ricessa, quella ricessa, la confusione, 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 la confus
andate in confusione, sì, andate in confusione, sì, andate in confusione, a parlare di vivo, sì, andate in confusione, sì, andate in confusione, sì, andate in confusione, a parlare di vivo, cerco una bella
e due qui ne ritrovo. Signore, cosa vuoi? La compagnia è già rientrata nel salone. Han detto che ad avvertirmi venga. Signor, no! Ma non importa. Allora che si sta solo, si prova noia. Ma... sì... alla signora Giulia. Mi capite? È vero! Si sta bene, anzi, benone! Ma bravo, hai dello spirito! Ma vedi come si vanno calunniando gli uomini? Dicono che sei sciocco! Oh, mio signore, grazie! Voi siete buono! Addio! Addio! E ognuno mi dice sciocco! Finiamo le ciarle. Si fa notte. Chiudiamo porte e finestre! Ho bevuto un pochetto. Cominciamo da questo gabinetto. Padroncina. Ma non potrò tenerlo, Simone, mezzanotte. Già sotto il mio balcone, forse lo attende. Sotto il balcone? Sarei troppo crudele. Se obbligasse il rendezvous. Il rendezvous? Piccole bagattelle! Ma sarò qui soltanto a mezzanotte. A mezzanotte? Aspettato, ora capisco tutto. Ma se mai, ora che il mio tutore è in sì gran movimento, sospetta, o ti scopre. Thank you.
rendezvous. Va bene? Vengano adesso a dirmi che sono sciocco. È un rendezvous al signor Balzac, sì. Sì. È la causa di tutto questo. Bravo Germano, ho ben capito il resto. Lord,
Perché spariste già, Sergio?
ingrato Dorvil, l'amico vostro. Un poco troppo perseguitate Giulia. E questo è vero. Io l'ho cercata invano. La troveremo nel contratto domani. Sottoscriveremo. Ritiriamoci tutti. I mantenete. Bella Lucilla. Addio. Tu sei mio germano. Servo. Gran novità! Cosa è successo? Vostra cugina, in questo appartamento, a mezzanotte, ha dato un rendezvous. A chi? Al signor Balza. Come? Un assitto. Fate com' io. Tacete, o nascerà qualche diavolo. Vengo! Son qua! Come per Giulia, Blansac, senti e potessi, scoppia di gelosia. C'è persona, un rendezvous. E il signor di Balzac mi può insegnare il mestiere e da lui voglio imparare. Qui bisogna nascondersi, ma dove? Gnaffe, sotto la tavola. Apro la porta. A lui sotto, pian piano. Ascoltiamo. Si batte ancora.
Pulpa de tu,
benissimo. Ora scusalo subito, vorrete voi medesima. Tiriamo il zio Paolo. Voi che ci son, cerchiamo un altro. Mi fai? Sapea, che qui dovea seguire un rendezvous per venir ad imparare. Tanto sospiriamo. Or qui con chi parlare, signor? Vostro marito, senza ritorno, è qui. Guarda, di quanti siamo. Questo è un portento, un rendezvous in 200. Un rendezvous in 200. Spiegatemi. Sono il marito! Fuori! Perdono, perdonami! Come sono il mio amore? Di lui segretamente, di fronte la canzone, sposato io l'amava, e le mani al cesso, poi trovo fiero! Aggiusterò Lucilla.